Il tuo percorso parte dal documentario per arrivare adesso al film di finzione, quindi c'è sicuramente un passaggio sia dal punto di vista della scrittura di un film di finzione, sia dal punto di vista anche stilistico proprio della regia. Quindi come è avvenuto questo passaggio, come l'hai vissuto, quali sono le cose che porti comunque dal documentario? Per esempio, una cosa che mi ha colpito sono tanto i primi piani e tanti i dettagli con cui tu vai descrivendo i personaggi. All'inizio io molto spontaneamente ho iniziato a scrivere del personaggio di Pamela senza dirmi ok, andrò a fare un film di finzione oppure ok, andrò a fare un documentario. E poi sicuramente il fatto di aver deciso di fare una finzione mi ha permesso una maggiore libertà perché ho potuto mettere nel film tutto quello che volevo del tragitto, della storia e della libertà di Pamela. Però sicuramente il modo di fare la filosofia del documentario è molto nelle mie corde, per cui ho deciso di mantenerla anche per questo film, soprattutto nella prossimità con le persone, nel modo di filmarli vicino, di stare a contatto con i loro corpi, di raccontare anche i dettagli del loro modo di vivere. Ovviamente io ho scritto i dialoghi in sceneggiatura, però era molto importante per me mantenere un certo elemento di improvvisazione e di spontaneità, soprattutto nel modo in cui loro parlano. Ed è per questo che ho chiesto agli attori di parlare nel modo in cui loro avrebbero parlato nella vita vera, perché sapevo che non sarebbe suonato naturale, ma al contrario sarebbe stato molto artificioso se li avessi fatti parlare in un modo che per loro era completamente strano. Penso che questo si riveda anche molto comunque nel fatto di entrare molto nei villaggi dei Rom, nelle case di Bruno e della protagonista. E quindi come hai cercato di esplorare questa intimità che credo si vada molto anche a rappresentare negli scambi che per esempio la protagonista con tutti i personaggi maschili in qualche maniera con ognuno sembra avere un proprio atteggiamento, quindi come sono stati delineati i rapporti che ha la protagonista con i vari personaggi maschili nel film? Fin dall'inizio, fin dalla fase di sceneggiatura, io e il mio co-sceneggiatore abbiamo voluto che ci fossero tre aspetti a cui abbiamo prestato molta attenzione: quello dell'intimità, quello dell'emozione e quella dell'imprevedibilità di quello che succede. E sicuramente la relazione che Pamela ha con i vari uomini del film è molto interessante e ci abbiamo dato molta attenzione. Abbiamo appunto delineato la relazione fra lei e Marianne come una relazione basata sul gioco, sull'infanzia, sulla spontaneità. È una relazione d'affetto, non si sa se più amicizia o più amore, appunto molto giocosa. Al contrario, la relazione con Bruno è una relazione, quello che lei prova verso Bruno è frustrato perché si immaginava, aveva idealizzato una cosa che poi non corrisponde alla realtà. Mentre agli occhi di Bruno, Pamela non è oggetto del desiderio finché non diviene oggetto di desiderio per gli altri, ovvero soltanto nel momento in cui Bruno si accorge che lei è guardata e che appunto è affascinante per gli altri uomini, allora anche lui a quel punto inizia a desiderarla in modo erotico. E appunto tutte queste relazioni che Pamela intrattiene con gli uomini e con i personaggi sono tutte con delle caratteristiche proprie. Mentre la relazione fra Pamela e Bruno è più una relazione immaginata, fantasticata, ma che poi nella realtà non corrisponde a quello che loro avevano idealizzato. Al contrario, l'avventura fugace che lei ha con il ragazzo che prima incontra in discoteca e poi con cui va in macchina è una relazione carnale basata sul desiderio, sull'immediatezza e sull'erotismo in cui lei si riscopre desiderabile e desiderante. Nel film si percepisce molto comunque il fatto culturale, il fatto di una tradizione, di un popolo, di un insieme, di un gruppo di persone che ha il suo trascorso, ha la propria tradizione, i propri costumi. Quindi questo si lega sempre, come dicevo in precedenza, al fatto di un percorso che parte dal documentario. Quindi nei tuoi prossimi film, nei tuoi prossimi lavori, pensi che ci sarà sempre comunque una presa riguardo a un modo di guardare così prettamente al reale o sei pronta anche ad esplorare in qualche maniera anche più approfondita il fantastico, la finzione? In realtà anche il mio prossimo film, diciamo che partirò da delle esperienze reali, anche se appunto non voglio svelare di più, però quello che faccio io è partire sì da una verità, da una realtà, per cui da delle situazioni più vicine alla realtà, ma poi cerco sempre di dare più letture e più
strati del film, dalla parte, per cui da una parte abbiamo sicuramente un contesto delle situazioni che succedono nella vita vera, dall'altra però attraverso la soggettività di Pamela, attraverso un tempo che noi non vediamo mai in modo oggettivo e attraverso tutte delle immagini emozionali che devono esprimere la nostalgia e la malinconia di casa che lui prova, ho cercato appunto di dare anche un altro aspetto, per cui da una parte c'è il villaggio, le tradizioni e tutta una serie di contesti reali, dall'altro c'è anche la dimensione emotiva di Pamela che appunto rappresenta un altro modo di... è un'altra dimensione del film. E poi per esempio c'è la musica che invece segue un altro ritmo e un'altra forma. Per cui sì, cerco sempre di fare in modo che nel mio film ci siano queste letture diverse.